Anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre, vediamo insieme alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Apriremo ovviamente con la conta dei danni del maltempo di oggi sull'isola d'Ischia. Partiremo ovviamente dalla frana che all'alba di oggi è avvenuta a Via Principessa Margherita, in pieno centro a Casamicciola. Poi ci sposteremo a Forio, dove ha allagato il rione di Monterone, con l'acqua che entra negli edifici e scende per le scale interne. La politica con i commenti sul decreto Ischia, che è stato approvato alla Camera ed è passato quindi all'esame del Senato. Il governatore della Campania De Luca attacca il governo e dice che si tratta di una truffa politico-mediatica. Di diverso avviso il sindaco di Locramino Pascale, che ovviamente punta il dito contro Renzi e i deputati del Partito Democratico. C'è poi la pagina sportiva con il calcio. Sabato in campo le isolane con Varano, Forio ed Ischia. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli l'ambiente giusto per crescere e giocare a calcio. Scegli la Futura Ischia, settore giovanile guidato da istruttori qualificati FIGC. Solo la Futura ti garantisce abbigliamento completo per l'attività sportiva, sconti presso i negozi sportivi convenzionati, servizio fisioterapia convenzionato, incontri periodici con medico posturale e nutrizionista, allenamenti anche al coperto, corsi di calcio per età dai 5 ai 12 anni. Sono aperte le iscrizioni. Per informazioni, recarsi allo stadio Rispoli o telefonare al 320 26 22 060. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la Futura. La differenza? Una questione di stile. La Raspata, non solo gelati, congelati e surgelati, da oggi anche salumi, formaggi, prodotti secchi e tanto altro ancora. Scegli le nostre offerte, la soluzione vincente contro la crisi. Chiamaci allo 081 90 27 56 o inviaci una mail a info@laraspata.it per conoscere le nostre proposte. Abbiamo il pacchetto adatto alle tue esigenze. La Raspata, specialisti del buono. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaria. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Le terme, la grande ricchezza della nostra isola, da sempre scelte dai turisti di tutto il mondo. Sfruttiamole per la nostra salute. Le terme di Ischia aprono le porte agli ischitani per tutto l'anno. Ogni cittadino ha diritto alle cure termali. Farle è semplice ed economico. È sufficiente la prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista ASL. Se scegli di effettuare le cure termali sulla tua isola, fai bene a te, migliorando la tua salute, e fai bene alle aziende locali che creano occupazione sulla nostra isola. Ad ogni cittadino spetta un periodo di cure termali gratuite. Perché non farle? Le terme di Ischia ti aspettano per offrire benessere e salute all'isola di Ischia. Per una casa più sicura, rivolgiti a noi, rivolgiti a DecoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di DecoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità, rivolgiti a DecoArt, un marchio Ecoferro per una casa sicura ed antisismica. DecoArt, artigiani per il tuo ambiente. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco.
diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. E ora ci serve un volontario per il gran finale. Io! Ok. One, two, three. Casamicciola, troppa pioggia, frana in via Principessa Margherita. Alba di oggi funestata dal crollo di un muro, massi e terriccio dispersi fino a Piazza Marina. Operai subito al lavoro, entro domattina riapriremo la strada, assicura il sindaco Castagna. Maltempo e disagi, piove, l'isola si allaga. A Forio allagato il rione di Monterone, l'acqua si infiltra negli edifici e attraversa le scale interne. A Panza un uomo è stato estratto dal furgone bloccato in un pantano. All'Acquameno chiuso il cimitero per la presenza di un albero pericolante. De Luca, il decreto Ischia è una truffa politico-mediatica. Il governatore della Campania attacca il governo sui contenuti del decreto che contiene misure irrealizzabili. Andrò ad Ischia col testo definitivo per spiegare ai cittadini dove sta l'imbroglio. Pascale, finalmente il decreto Ischia, dopo l'agonia nazionale. Il decreto è stato approvato alla Camera, ora passa all'esame del Senato. Il sindaco di Lacquameno punta il dito contro Renzi e i deputati del PD. Ci hanno dipinti come delinquenti. Il calcio, sabato in campo Barano, Forio ed Ischia, Aquilotti impegnati in trasferta contro il Mondragone, Biancoverdi ospiteranno la Fragolese, i Gialloblè al Mazzella invece giocheranno contro il Neapolis. Dopo il TG la rubrica Top 5 di Gabriele Lubreto e a seguire uno speciale sul convegno a Procida di Marinedì. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleschi. Apriamo quindi con gli effetti del maltempo di oggi sull'isola. Le violenti piogge della notte, spesso con fenomeni temporaleschi, hanno fatto franare la parete di terra e tufo di via Principessa Margherita a Casamicciola. Poco prima dell'alba, terra e pietre hanno invaso il tratto di strada che si trova al di sotto dell'Hotel Cristallo. La pioggia ha poi trasportato fango e terriccio fino in Piazza Marina, nello spazio antistante il Barcalise e fino all'ufficio postale. La viabilità è stata interrotta e sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della polizia locale che hanno transennato l'area interessata. Successivamente sono giunti sul posto carabinieri e l'ingegner Mimmo Baldino dell'ufficio tecnico del comune. Mezzi per la rimozione della terra ed operai hanno operato per ripristinare la zona. I massi caduti hanno danneggiato alcune vetture parcheggiate lungo la strada. Nessun danno si è registrato ad esercizi commerciali. Le auto provenienti dalla parte alta di via Principessa Margherita ed anche gli autobus di linea dell'EAV sono stati dirottati lungo via Edomade, zona ospedale. Il sindaco Castagna è ottimista, pioggia permettendo, contiamo di riaprire la strada entro domani. Vediamo il servizio. Intorno alle 6:50, è fatto come un boato. Io alludevo a qualche tuono o qualche piccola scossa. Infatti dopo, vedendo che è successo questo patrimonio, tutto sassi, e sono arrivato fino fuori di Calise. Fortuna volle che non passava nessuno e non c'era nessuna macchina in sosta, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. Insomma, sindaco, un 2 novembre, una giornata dei defunti cominciata in maniera particolare. Tutta quest'acqua stanotte che è scesa su Casamicciola ha provocato questo danno in via Principessa Margherita. Sì, vabbè, siamo subito intervenuti, meno male che, ecco qua, diciamo che non è successo niente, nel senso che per la pubblica e privata incolumità è chiaro che è venuto giù un muro, sono stati già contattati i proprietari, subito si sono messi all'opera per sistemare in modo tale da
da non chiudere via Principessa Margherita, perché sappiamo quanto è necessaria questa strada, soprattutto ecco, per il fatto che il lunedì riaprono le scuole, quindi è necessario rimettere a posto tutta la viabilità e la sicurezza per i cittadini. Tornando a questa mattina via Principessa Margherita, diciamo che è l'ultimo tratto che è interessato da questo problema di oggi. Dicevamo adesso i tempi, lei diceva lunedì riaprono le scuole, adesso ovviamente si può passare solo a piedi, le macchine no, però in quanto tempo si potrà ripristinare? Domani mattina, tempo permettendo, perché adesso ci stiamo un po' rallentando perché purtroppo sta piovendo e quindi anche se la ditta sta già intervenendo, ma sotto l'acqua, cioè a brotto collo le cose si rallentano, però io credo che già per domani mattina possiamo dire che il 90% del problema è risolto. Intanto c'è più su quell'altra problematica, le tre croci, che insomma vi ha costretti a transennare la strada. Sì, anche lì purtroppo è sotto monitoraggio, lì pure abbiamo avuto un finanziamento. È chiaro che dobbiamo anche intervenire lì necessariamente prima che effettivamente poi possa succedere qualcosa di irreparabile. La pioggia intensa che si è abbattuta sull'isola dalla notte scorsa ha provocato danni anche a Forio. L'acqua infatti ha allagato, vedete, l'intero rione Umberto I a Monterone. Il livello di acqua raggiunto è superato dall'altezza dei marciapiedi e delle ruote delle auto in sosta, creando serie difficoltà agli abitanti del rione per accedere alle proprie abitazioni. Ma entrando nelle palazzine, l'acqua, vedete, scende attraverso le scale interne ed ha raggiunto i livelli interrati degli stessi edifici. Un uomo è stato soccorso perché era finito con il suo furgone in un'area allagata dalla pioggia a Panza. Questo è stato tra le decine di interventi che sono stati operati nelle ultime ore dai vigili del fuoco sulla nostra isola per piccoli smottamenti, frane ed allagamenti. Il comandante della polizia locale di Lacquamino, Raffaele Monte, ha emanato un'ordinanza di chiusura per oggi per il cimitero di Montevico. Il provvedimento è scattato in via cautelativa per il rischio di possibile crollo di un albero che è posto all'interno dello stesso cimitero. Infatti questa mattina era previsto l'intervento della ditta deputata alla rimozione dell'albero. A causa della pioggia però le operazioni di taglio sono state rinviate. Quindi per oggi non c'è stata nessuna visita al cimitero e la messa ufficiale prevista per stamane è stata celebrata nella Basilica di Santa Restituta. Poco prima di mezzogiorno, sulla ex strada statale 270, in prossimità dell'eliporto di Casamicciola, c'è stato un violento impatto tra un'autovettura Panda di colore azzurro proveniente dall'Acquameno, che era guidata da una donna, ed un furgone che procedeva lentamente nella direzione opposta. Nell'urto il furgone, lo vedete, si è ribaltato. Sul posto immediato l'intervento del 118. Una persona ferita è stata trasportata al vicino ospedale Rizzoli. Non si conosce ancora la gravità delle ferite riportate, ma secondo una prima ipotesi sembra che l'incidente sia stato causato da una manovra errata. L'autista della Panda, uscendo dalla curva, non è riuscito a mantenere la traiettoria che gli avrebbe permesso di restare nella propria corsia e, sbandando, ha urtato così il piccolo furgone. L'impatto è stato molto violento, il furgone si è ribaltato e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. E ci spostiamo a Procida, dove nella giornata di ieri un aliscafo ha urtato contro la banchina. Nell'impatto nessun ferito, solo danni lievi al mezzo e ai respingenti della banchina del porto. Per l'impatto, ha spiegato il comandante della Guardia Costiera di Procida, tenente di vascello Paolo Ascaramuzzino, un respingente si è inclinato e un altro è stato abbattuto. Stiamo comunque accertando, dice, le cause dell'incidente con le verifiche, anche se è probabile che tutto ciò sia dipeso da un improvviso colpo di vento. L'unità comunque era in sicurezza, in quanto il colpo sul natante si è verificato oltre la linea di galleggiamento. Quindi l'ariscafo è ripartito alla volta di Casamicciola, dove poi è stato fermato in attesa di accertamenti tecnici di routine del RINA, ma anche per effetto del maltempo che spirava ieri nel Golfo di Napoli. Ad Anacapri un cane è precipitato in un dirupo ed è stato salvato dal soccorso alpino. È accaduto sull'isola di Capri, dove è stato necessario l'intervento della squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per trarre in salvo un cane da caccia che era precipitato da una scarpata facendo un volo di 40 metri. Il fatto è accaduto ad Anacapri a poca distanza dal belvedere della Migliera. Subito dopo l'incidente il padrone del cane ha lanciato l'allarme e sul posto sono intervenute tante persone per tentare di aiutare l'animale, ma il luogo dove era precipitato il cane era davvero impervio ed il cattivo tempo non aiutava certamente le operazioni. Risolutivo quindi l'intervento degli uomini del soccorso alpino, che sono riusciti a calarsi nella scarpata, imbracare il cane e quindi restituirlo al proprietario. Il cane non ha riportato gravi danni nella caduta.
Cambiamo argomento, via libera della Camera al decreto legge Genova. Dopo un lungo scontro tra governo ed opposizione, l'Aula ha approvato infatti nella notte del 31 ottobre il decreto che ora passa all'esame del Senato. 284 sì, 67 no, 41 gli astenuti. Il ministro Fraccaro ha spiegato, il presidente dei Democratici Matteo Orfini nel corso delle votazioni ci ha accusato di fare ostruzionismo e di ritardare l'approvazione di un provvedimento, ma la verità è un'altra: il decreto si può approvare in pochi minuti e noi siamo disponibili a farlo. Abbiamo chiesto una sola cosa, cioè di levare dal decreto il condono edilizio per Ischia, perché lo schiaffo ai genovesi è questo, dice Orfini: usare una tragedia come quella di Genova per far passare una norma vergognosa che serve a premiare chi ha violato la legge, una norma che vuole Di Maio per coltivare il consenso dei furbetti nel suo collegio elettorale. Il ministro e vice premier Salvini ha esposto le sue preoccupazioni sull'argomento ricostruzione post terremoto sull'isola d'Ischia. La battaglia parlamentare tra PD e Movimento 5 Stelle sul decreto Genova non ha toccato direttamente la Lega, il cui leader Salvini non ha nascosto però l'imbarazzo sulle scelte della Camera. La preoccupazione per Ischia è che si sani la qualunque, ha ribadito Salvini in mattinata. Il principio che vale per Ischia, ha spiegato, ma anche per le Marche e per chiunque altro, è che le prime case possano essere sanate e sostenute, ma la preoccupazione è che ad Ischia si sani la qualunque. A me interessa portare a casa il decreto Genova e non vorrei, ha concluso Salvini, che ci fossero altri motivi di ostaggio che frenino il voto delle Camere. Approvato il decreto Ischia, arrivano i commenti. Il presidente della Regione Campania, De Luca, attacca in serata il governo e parla di truffa politico-mediatica. Andrò ad Ischia, dice De Luca, col testo definitivo e spiegherò ai cittadini terremotati dove sta l'imbroglio. Sentiamo. È anche un condono, è una grande truffa. Lo voglio dire ai nostri concittadini di Ischia, che magari possono aver avuto l'impressione di una grande attenzione da parte del governo. No, vi stanno prendendo in giro, perché la posizione che hanno assunto è talmente irresponsabile che non consentirà di fare niente ad Ischia. Io mi ripropongo di andare ad Ischia quando avremo il testo di legge finale. Adesso stiamo ancora facendo chiacchiere. Allora aspettiamo che si concluda questa bella discussione, poi andremo ad Ischia sperando che ci siano tutti i protagonisti politici a spiegare per filo e per segno qual è la realtà delle cose, in maniera tale da evitare truffe politico-mediatiche, perché sembra che adesso abbiano grande sensibilità per Ischia. 7-8 mesi fa hanno votato contro la legge regionale e adesso fanno finta di approvare misure che non sono gestibili comunque. Quindi stanno truffando i cittadini terremotati di Ischia. Ma ripeto, andremo di persona, guardando negli occhi la gente, a spiegare qual è la situazione vera. Beh, innanzitutto aspettiamo di leggere il testo definitivo approvato dalla Camera. Le notizie che circolano, come abbiamo potuto anche vedere in televisione, è che il testo è stato arricchito di molti articoli e di tantissimi commi. Quindi è importante vedere che cosa è stato scritto. Anche perché, come tutti sanno, il decreto ha oggetto Genova, Ischia e il Centro Italia. Quindi immagino che tanti articoli e tanti commi non si riferiscono solo ad Ischia, ma anche alle altre parti d'Italia. Diciamo, politicamente, sindaco, c'è stata proprio il PD con l'EU a ruota di scorta a fare una serie di dichiarazioni anche pesanti in sede di conversione di questo decreto alla Camera, a dichiarare Ischia addirittura come l'epicentro dell'abusivismo edilizio. No, vedi, per quanto riguarda gli emendamenti, chiaramente il Parlamento è sovrano, io non mi sarei aspettato altro, voglio dire, è riconducibile nell'alveo del gioco delle parti. Quello che mi ha fatto, diciamo, male è di come hanno parlato di Ischia, che non era tanto il merito del decreto, ma ci hanno descritto come abusivisti, camorristi, delinquenti, persone che vogliono approfittare del ponte di Genova per... Quindi francamente questo lascia un po' di amarezza.
chiarezza, perché non è riconducibile nell'alveo della dialettica politica. E la cosa più triste, come ho avuto anche modo di con rabbia di scrivere sulla mia pagina Facebook, è che nessun parlamentare campano, ancorché PD, si è sentito in dovere di prendere la parola e stigmatizzare certe cose che stanno fuori ogni logica, a difesa della propria terra e della propria gente. Adesso si volta pagina, però dobbiamo fare le corse al Senato, visto che il tempo è breve, il 27 novembre scadono i 60 giorni. Questo poi attiene al legislatore, il decreto deve essere convertito nei 60 giorni, se i tempi sono stretti il Senato vuol dire che accelera, e anche perché i territori martoriati, ma non solo noi, anche il centro Italia per la ricostruzione, dove mi piacerebbe parlarne in modo più approfondito, ma soprattutto Genova, non possono attendere i tempi biblici, quindi diciamo questo ostruzionismo da Prima Repubblica è stato anche un modo per arrecare un danno a questi territori. Chiudiamo con una parentesi relativa al appunto evento di Lega Ambiente dell'altro giorno. È stato protagonista di un intervento dialetticamente forte col vicepresidente nazionale Zanchini. Alla fine, con che idea lei è uscito da quel momento, da quel confronto? Con la idea con cui ero arrivato a Ischia, io ho accettato con piacere l'invito, cerco di sempre di andare dove mi invitano, è evidente che ognuno dopo il convegno sarebbe rimasto dalle proprie posizioni, però non vengo al convegno come sindaco di Lacquameno per farti ascoltare quello che ti piace ascoltare. Lega Ambiente in effetti sin dall'inizio si è posto di traverso su questo argomento adducendo una serie di motivazioni diciamo sterili, completamente non in linea con quanto il decreto prescriveva, e queste dichiarazioni di Lega Ambiente sono state poi riprese da un autorevole esponente politico che è il leader del Partito Democratico, ex Presidente del Consiglio, che ha detto un sacco di cazzate, però chiaramente ha una cassa di risonanza diversa da quella che può avere il sindaco di Lacquameno di Casamicciola Terme. Anche Vito Iacono, ex consigliere comunale di opposizione di Forio, interviene nel dibattito sul decreto Ischia, evidenziando il vergognoso gioco delle parti politiche, senza dimenticare la lentezza delle amministrazioni nell'esaminare i vari condoni. Ed afferma Vito Iacono, ora tutti a correre per sistemare le carte. Serviva per questa accelerazione il dramma terremoto? I cittadini delle zone del centro storico di Forio questa mattina finalmente hanno trovato le strade della zona ripulite dai rifiuti. Nella giornata di ieri avevano segnalato il grave disservizio con la spazzatura lasciata in strada a causa della raccolta dei rifiuti non effettuata dalla Supereco. In via Chiena, in località San Vito, erano almeno 3 giorni che non veniva effettuato il prelievo della spazzatura. I cittadini avevano notato una disparità di trattamento rispetto alle strade principali del comune puntualmente pulite. Da qui la loro protesta. E questa mattina la Supereco ha provveduto a ritirare tutti i rifiuti della zona tra la soddisfazione dei tanti. Così come c'era stato segnalato il disservizio, con grande senso civico gli stessi cittadini ci hanno comunicato che il servizio era stato effettuato da parte degli operai della NU che opera nel comune del Torrione. E sempre a Forio continua a non esserci pace per la zona di Izzaro, diventata ormai parcheggio per i camion della lentezza urbana, con grandi polemiche da parte di tutta la comunità e non solo. Ne abbiamo parlato con Katia Massaro, alla quale abbiamo chiesto di formulare una soluzione alternativa per risolvere definitivamente questo balletto dei rifiuti foriani. Sentiamo. C'è uno spettro che da tanto tempo sovrasta la zona di Izzaro ed è quello dei rifiuti. Ultimamente la decisione di mettere i camion della nettezza urbana nel parcheggio che insomma è stato fatto lì a Zaro ha destato molta polemica tra le persone. Vogliamo parlare con Katia Massaro per sapere lei che cosa ne pensa, diciamo, di questa collocazione dei camion qui a Zaro. Io non penso, non devo pensare, perché altrimenti impazzisco. Praticamente già una volta è stato devastato il bosco di Zaro, noi lì andavamo a fare la spesa una volta, c'erano le bietole selvatiche, c'erano i pori selvatici, andavamo col cestino, adesso è una colata di cemento. Poi, non lo so, la stessa sovrintendenza che aveva dato il permesso, forse probabilmente non sono neanche venuti a vedere che c'era la villa di Visconti, la Mortella... Le ville, c'è la villa della Ferilli e tante altre ville, insomma, non si sono proprio preoccupati di venire a dare un'occhiatina. E la stessa sovrintendenza l'ha poi fatta chiudere e invece adesso l'hanno riaperta. Ma se intanto si continua a dare cittadinanze onorarie per gli scempi che stanno compiendo sull'isola di Ischia, io cosa posso dire? Niente. Secondo te quale potrebbe essere una soluzione per questa questione molto annosa dei rifiuti a Forio, ma anche sul resto dell'isola di Ischia?
Dunque, io tempo fa portai dall'Australia un progetto che ho visto in un piccolo paese vicino Perth. Praticamente ci vuole uno spazio grande come un campo sportivo. Poi mettere dei grandi tipo hangar come quelli dove custodiscono gli aerei, e lì dentro c'erano tutte buche a terra dove il camion si fermava e scaricava, c'era la buca dell'organico, poi c'era la buca della plastica, e il tutto poi veniva riciclato e riutilizzato. Certo, è un progetto enorme, però se noi vogliamo continuare a mettere oggi a Zaro, domani magari sulla litoranea di Casamicciola, dopodomani sul Belvedere di Ischia, come osiamo dire che Ischia è un'isola turistica? Ma noi dovremmo solamente vergognarci. Anche il comune di Capri, dopo quello di Anacapri, dichiara guerra alla ludopatia. Entro dicembre, infatti, tutte le slot machine dovranno essere rimosse dal territorio comunale. Sentiamo. A Capri tutta l'isola è no slot. Dopo Anacapri anche il comune di Capri approva il regolamento contro le macchinette mangiasoldi. Entro dicembre dovranno essere rimossi i videopoker. Prima venne Anacapri, che primo comune in Italia nel 2014 bandì di fatto le slot machine dal proprio territorio. A 4 anni di distanza anche il vicino comune di Capri ha approvato un regolamento ancora più severo contro le famigerate macchinette mangiasoldi, così che presto l'intera isola di Capri sarà completamente deslottizzata. Capri ha deciso di seguire l'esempio virtuoso del comune vicino, dove in 4 anni il gioco d'azzardo ha subito un colpo durissimo. Non solo le giocate alle slot sono state abbattute, non raggiungono nemmeno un euro negli ultimi dati ufficiali comune per comune del 2016, ma anche quelle relative agli altri giochi d'azzardo hanno subito un drastico ridimensionamento. L'iniziativa convinse i cittadini che, chiamati l'anno successivo a votare sul regolamento no slot in un referendum popolare, confermarono con un vero e proprio plebiscito le scelte dell'amministrazione guidata da Francesco Cerrotta. La guerra alle slot raggiunse persino i traghetti, che ogni giorno fanno la spola con la terraferma. Accogliendo le richieste del sindaco di Anacapri, l'anno scorso la Caremar ha bandito le famigerate macchinette dalle proprie navi su cui viaggiano i pendolari dell'isola. In realtà in nessuno dei due comuni vige un divieto assoluto per le slot, ma un regolamento che vieta la loro installazione vicino a luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, inclusi cimiteri, stabilimenti balneari, centri giovanili, cinema, parchi, uffici pubblici, banche, uffici postali. A Capri la distanza è fissata a 500 metri rispetto ai 150 metri del comune vicino, un bando di fatto visto le piccole proporzioni dei due comuni isolani. Stando alle nuove norme, i gestori hanno tempo fino a metà dicembre per rimuovere le slot. A Procida questa mattina il sindaco ha partecipato alla commemorazione dei defunti presso il cimitero. In un post pubblicato ha condiviso il lavoro di riqualificazione attivato per il recupero e l'ampliamento del cimitero. Il nostro cimitero, dice Ambrosino, ha quasi 200 anni. Dopo tanti anni stiamo cominciando importanti lavori di manutenzione, intervenendo sulla parte interna del muro di cinta, oramai in condizioni precarie, con un intervento che prevede una spesa di circa 150.000 euro. Riconsegneremo tra qualche mese ai vecchi concessionari e ai nuovi assegnatari i loculi risanati con una struttura in sicurezza e decorosa. La pagina sportiva con il calcio, campionato di eccellenza, domani in campo il Barano. Gli Aquilotti giocheranno in trasferta alle 14.30 contro il Mondragone. Tutti disponibili per mister Gianni Di Meglio. Ma ascoltiamo l'allenatore in seconda, Ciro Mennella. Siamo con l'allenatore in seconda, Ciro Mennella. Mister, buona prova con la Fregana domenica scorsa. Ma questa domenica c'è un'altra sfida a salvezza con il Mondragone. Sì, domenica i ragazzi comunque hanno dimostrato, specialmente nel secondo tempo, di essere in partita, sono stati sul pezzo tutti quanti, come anche questa settimana si sono allenati molto bene. Sappiamo che col Mondragone è una partita molto importante per noi, perché diciamo a livelli di classifica è una diretta concorrente. Sappiamo che aspettano loro, aspettano noi, come è giusto che sia. Noi al momento stiamo bene. Ovviamente domani si parlerà poco di calcio, in quanto giocheremo su un campo abbastanza proibitivo per quello che è,
anche le condizioni meteo che ci sono in giro. Noi dobbiamo fare punti, i ragazzi ne sono consapevoli, vediamo cosa succede e poi iniziamo a fare calcoli più in là. È tornato Angelo Arcamone, è possibile vederlo già dal primo minuto domani? Non credo che inizierà dal primo minuto, poi valuteremo oggi alcune situazioni per domani. Ovviamente non diamo troppo peso adesso sulle spalle di Angelo Arcamone, ricordiamoci che è sempre un ragazzo che viene da un infortunio, viene da 12 mesi di inattività. Già noi siamo contenti per quello che sta facendo, per come si sta allenando in questo periodo da 2 mesi a questa parte, però poi il ritmo partita sappiamo che è un'altra cosa, e lo ripeto, poi specialmente domani su un campo che è molto particolare, in quanto non è né un sintetico, non è né erba naturale né terra battuta, non so neanche cosa troveremo là a livello di terreno di gioco. Quindi rischiare Angelo dal primo momento non lo so, vediamo pure oggi cosa succede in allenamento. Indisponibili? Infortunati? No, al momento stiamo tutti disponibili, fortunatamente. Ancora in eccellenza, domani in campo anche il Real Forio, i biancoverdi affronteranno alle 14.30 al Salvatore Calise la Fragolese. Ascoltiamo mister Isidoro Di Meglio. Purtroppo la settimana alla fine ci ha portato anche l'infortunio di Sannino, e quindi non può essere andata bene. Eravamo rabberciati, mancando Mangiaria e Capuano. Adesso ci viene meno Sannino, dobbiamo cercare di fare necessità di tu ed essere consapevoli che sarà molto molto difficile. Sì, loro sono una corazzata e noi siamo in grossa emergenza, e in questo momento mi riesce anche difficile commentare tutte testa. Noi in questo momento dobbiamo cercare di evitare i danni. Bessala. Emil Bessala, l'hai visto in questi 2 giorni, ora ci sarà da valutarlo poi diciamo per bene in settimana insieme al gruppo. Sì, deve lavorare, deve iniziare ad allenarsi perché non è allenato, poi dopo possiamo avere un quadro più completo. In promozione domani in campo l'Ischia, i gialloblu ospiteranno alle 14.30 allo stadio Mazzella il Neapolis. Ed ora gli appuntamenti in TV, tra poco, subito dopo questo telegiornale, torna l'appuntamento con Top 5, la rubrica di Gabriele Lubreto, a seguire uno speciale realizzato a Procida in occasione del convegno organizzato da Marine D. Ed ora, come sempre, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsione. Nubi con deboli piogge, in montagna molte nubi con deboli piogge intermittenti. Nel pomeriggio sulle coste molte nubi con deboli piogge intermittenti, in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani: al mattino sulle coste parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti, in montagna parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse, in montagna schiarite alternate a nubi sparse. E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio quindi alla rubrica Top 5. Noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.